Maggio è rosso qui a Sterzale, una calorosa accoglienza da parte di tutta la popolazione di questa ridente cittadina, ottima organizzazione della Proloco e lo scenario è quello di 24 Ferrari che oggi dedicano questa giornata particolare a onorare un paesino che ci ha veramente ammaliato, entusiasmato con il calore e l'accoglienza che solo la Ferrari riesce a emanare e a far sviluppare nella gente in maniera assoluta. Vediamo tutti gli appassionati dei motori, le Ferrari che riempiono veramente il cuore di passione e entusiasmo tra i partecipanti. Si tratta di una macchina che ha fatto la storia veramente d'Italia e non solo, si tratta di un Made in Italy veramente bello che cerca di in qualche modo sempre di captare l'attenzione di tutti, gli appassionati e non. Oggi siamo qui quindi a Sterzale con la nostra associazione che cerchiamo di fare qualcosa di bello, far passare una giornata diversa a coloro che ci hanno regalato questa immensa gioia. Siamo veramente onorati di avere oggi questo grande evento qui nella città di Sterzale, grazie alla Proloco di Sterzale che ha voluto veramente stupirci ancora una volta, un'associazione molto, molto attiva sul territorio e ha portato qui nella nostra città un evento veramente importante. La Ferrari, un grande marchio che richiama subito alla mente, diciamo, le corse e oggi proprio il 1° maggio penso che sia un'occasione anche per ricordare il 25esimo anniversario della morte del grande Ayrton Senna, quindi un grande dello sport mondiale che il cavaliere Ferrari avrebbe voluto avere nella scuderia Ferrari. Esprimono desideri di bene, esprimono lusso, esprimono anche e soprattutto passione. E ci sono macchine più nuove, macchine ecco, che hanno forse qualche anno, però sono tutte belle, per cui possiamo dire che esprimono tutto l'essere dell'uomo, bello in sé, non per il tempo, non per quello che ha, ma per quello che è, per quello che ognuno di noi ha dentro, di sentimenti, di benevolenza, di capacità di donarsi, bellezza d'animo, bellezza che si può esprimere nella quotidianità del proprio lavoro, bellezza che siamo chiamati a donare ogni giorno e dunque bellezza di vita. E allora a tutti noi, anche ai proprietari di queste vetture, auguriamo di poter esprimere la bellezza del Creatore in ognuno di noi, la bellezza di Dio, per poter costruire un'umanità colma di pace, dove regna la condivisione, dove regna l'amore, dove regna l'attenzione verso il prossimo. E allora sì che saremo opera di Dio nelle mani e per l'uomo. Auguri a tutti.